Sospiro di sollievo, noi preferiremmo tirarlo se Mirella fosse ancora viva. Mirella non è viva, non è più viva e nessuno ce la potrà restituire. La giustizia ha fatto il suo corso, queste sono le leggi, il PM ha fatto le sue richieste, il giudice in parte ha modificato rispetto alle richieste del PM. Questa è la legge. Quello che ci stupisce è che ci sia stata. Per un certo periodo una legge che permetteva di accedere al rito abbreviato per reati di questa gravità. Ma un omicidio non si perdona facilmente nel giro di poco tempo. E secondo me una pena ferrea, come avevo già detto in passato, li potrebbe aiutare a rieducarli. Mi vergogno di essere italiano con le leggi che ci sono oggi, ovviamente. Mi sarei aspettato esattamente una sentenza diversa. Bisogna dire che rimane il problema che per reati gravissimi una pena di 16 e 11 anni e qualcosa è comunque ancora bassa. Fortunatamente tutto questo non potrà più accadere perché il rito abbreviato per questo tipo di reati non potrà più essere chiesto e quindi le pene saranno sicuramente diverse. Vorrei un'ultima cosa, fare i complimenti e ringraziare, un ringraziamento personale a nome nostro alla stazione Carabinieri di Finale Miglia, al reparto scientifico che ha condotto le indagini in maniera esemplare, inoppugnabile, con estrema professionalità e con estrema competenza.